Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva che si apre con l'Arezzo. È ripresa lo stadio Lebole, la preparazione degli Amaranto in vista del prossimo impegno contro il Pomezia. Archiviato il buon esordio con il Trestina, si pensa già alla prossima partita. È una ripresa con il sorriso per l'Arezzo in vista della prima trasferta in campionato domenica sul campo dell'Ardea contro l'Uni Pomezia. La vittoria all'esordio nel campionato convincente contro lo Sporting Trestina ha restituito molte certezze alla truppa di Marco Mariotti, anche per il tecnico. Sicuramente le scelte domenica sono state convincenti e in questa settimana si potrà lavorare con ancora più tranquillità. È un Arezzo trascinato in questo debutto in campionato da Nicola Strambelli, sicuramente il migliore in campo, con la sua qualità ha ispirato tutte le manovre Amaranto, ma una citazione la merita anche il play Aliperta, così come Sparacello subito in gol al debutto in campionato. Dunque un Arezzo che ha scacciato alcuni piccoli fantasmi del precampionato, soprattutto che si erano affacciati dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Un Arezzo che ha fatto vedere tutto quello che è il suo potenziale. Adesso ovviamente servirà dare continuità, a cominciare dalla trasferta di domenica prossima. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, tutti a disposizione di Mariotti, compreso anche Pari De Pinna, che sembra aver smaltito del tutto il problema che aveva accusato scorsa settimana, e dunque Mariotti potrà scegliere con la rosa al completo. Oggi allenamento sia atletico che tecnico, e nel finale partitella con la formazione juniores per coloro che non hanno giocato domenica. I prossimi giorni invece saranno più indicativi per capire quelle che saranno le scelte di Mariotti in vista della gara contro l'Uni Pomezia. L'Arezzo piange la scomparsa di Giorgio Perugia, uno dei giocatori amaranto più amati negli anni 50. Aveva 86 anni, vogliamo ricordarlo con questo servizio. Per i più giovani forse questo nome dirà poco, invece Giorgio Perugia, originario di Foiano, è stato uno dei simboli del calcio amaranto nel dopoguerra. Centromediano metodista, giocatore di grande temperamento, Perugia è stato il leader della squadra che negli anni 50 riportò la passione per il calcio dopo la devastazione della guerra. Nel mitico catino del Mancini, Perugia fu uno dei maggiori interpreti dell'epoca e fece parte di quel gruppo di giocatori che poi portarono l'Arezzo a conoscere una fase diversa e di grande crescita. Ci ha lasciato all'età di 86 anni, lo ha fatto con grande discrezione, chiedendo di dare notizia del decesso e esequie avvenute. Non si perdeva una partita e il suo legame con l'Arezzo è sempre stato fortissimo. 140 presenze collezionate con gli Amaranto, finì la sua carriera con la Carrarese. Da oggi i tifosi Amaranto si sentono più soli. Tegola per il Montevarchi. Si è bloccato stamani nel corso dell'allenamento il difensore Tozzuolo. Problemi alla caviglia sinistra. Il giocatore è uscito anzitempo sorretto dai compagni. Gli è stata applicata una fasciatura. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni. A rischio la sua presenza con il Pontedera. Dopo partita di Montevarchi Pescara, due allenatori, Malotti e Uteri, ed il presidente Livi commentano l'incontro finito 2-1 per gli abruzzesi. In casa rossoblu c'è rammarico per la sconfitta, ma senza drammi. C'è delusione ma anche autocritica nelle parole di Malotti dopo Montevarchi Pescara, finita 2-1 per gli abruzzesi. Il tecnico rossoblu fa il punto della situazione. Il primo tempo faceva ben sperare, purtroppo quella punizione ci ha un po' tagliato le gambe, poi i ragazzi erano stati bravi anche a rimettere la partita nei giusti binari. L'errore è stato abbassarsi troppo, abbiamo smesso di giocare da Montevarchi, ci siamo abbassati pensando di portare in fondo il risultato. Questo non ci deve succedere, chiaramente da questo punto di vista si paga l'inesperienza. La prima e il secondo tempo, sì, il secondo tempo siamo cresciuti, ma ci sono anche gli avversari, non è che noi pensiamo di entrare in campo da soli. Il Montemarchi è un'ottima squadra, ci ha impegnato subito, ha accettato anche dei rischi e noi piano piano nell'arco della gara siamo cresciuti, abbiamo imposto la nostra organizzazione di gioco. Chiaro, lasciamo spazio a tante eliminazioni perché nel primo tempo onestamente ho visto una squadra per certi versi che si meritava forse anche qualcosa di più di pareggio, però nell'arco dei 90 minuti
logicamente si è visto una squadra con uno spessore diverso dal nostro. Non ci piace questo risultato perché è chiaro, nessuno vuol perdere, è stata come una doccia fredda arrivata al termine, però indubbiamente bisogna riconoscere le doti del Pescara, il gioco del Pescara, insomma una squadra destinata al vertice della classifica. All'età di 83 anni è scomparso Romano Fogli, indimenticato centrocampista di Torino, Bologna, Milan, Catania e della Nazionale. Fogli era uno dei simboli più amati del Bologna, icona dell'ultimo scudetto rosso-blu vinto nel 1964. Toscano di Santa Maria Monte, in provincia di Pisa, Fogli ha avuto anche una buona carriera da allenatore. Ha diretto il Montevarchi nella stagione 1988-89 ed è stato poi il secondo di Giovanni Trapattoni alla Fiorentina. Unanime il cordoglio del mondo del calcio che lo ricorda come signore e orgoglio di tutte le squadre in cui ha militato. San Giovannese in campo domani pomeriggio per la Coppa Italia. Alle 15 allo stadio Fedini la squadra di Jacobelli riceverà la visita del Prato. I lanieri sono inseriti in un altro raggruppamento ma non nascondono di puntare ad un torneo di vertice. 10 giorni dopo l'amichevole giocata sempre al Virgilio Fedini, il Prato torna in Valdarno per affrontare la San Giovannese nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Alle 15 gli azzurri di Jacobelli e gli altri azzurri di Luigi Pagliuca si daranno battaglia per questa competizione che torna a distanza di 2 anni. La Sangio è reduce dal discreto pari interno con il Rieti. I lanieri, dal canto proprio, forti di 3 under che saranno ufficializzati in queste ore, vogliono mettere alle spalle la batosta di Rimini e riprendere il cammino. Voglia saluta di far bene per Rossetti e compagni, ma attenzione al campionato, alle scelte che Agostino Jacobelli metterà in pratica, pensando soprattutto alla trasferta di Testrina e a limitare i danni di eventuali infortuni che proprio non ci vorrebbero per la rosa già risicata a disposizione. Spalla permettendo, sarà in campo capitan Rossetti, che sarà squalificato dal giudice sportivo per quel che concerne la partita di domenica. Più altre soluzioni sono nella testa del mister, tentato di lanciare qualche elemento anche per testarlo in ottica futura. Assistenti aretini ancora in evidenza. In questo turno infrasettimanale di campionato Volpi sarà di scena a Genova per Sampdoria a Napoli. Scatraglia a Roma per Roma Udinese, Pagliardini alla Spezia per Spezia Juventus. 3 impegni importanti per 3 assistenti arbitrali che si confermano tra i più apprezzati nel panorama calcistico nazionale. Il CT Giotto inaugura il secondo campo da padel. La nuova struttura è stata intitolata alla memoria dell'avvocato Oreste Fratini, socio fondatore del circolo. Il primo campo cittadino dedicato al padel fu inaugurato nella primavera del 2019. Adesso il Circolo Tennis Giotto ha raddoppiato le proprie strutture dedicate a questa disciplina con il taglio del nastro di un secondo impianto progettato con la copertura di una struttura pressostatica di ultima generazione che consentirà di prevedere una vera e propria scuola di padel per bambini e ragazzi con corsi in ogni periodo dell'anno. Il campo è stato intitolato alla memoria dell'avvocato Oreste Fratini, scomparso lo scorso novembre, che è stato tra i soci fondatori del Tennis Giotto. È il secondo campo che costruiamo con il contributo fondamentale della famiglia Fratini, che ha così voluto ricordare uno dei soci fondatori, uno dei promotori del circolo, un grande amico, uno dei miei primi avversari quando ero giovane tennisticamente, quindi veramente un padre fondatore di questa struttura. La regaliamo insieme alla famiglia Fratini al nostro circolo ma alla città. Abbiamo contribuito a questa iniziativa perché? Perché anche il nostro babbo Oreste, quando veniva qua, si divertiva. Era in mezzo ai propri amici, ai suoi amici, non solo ai suoi colleghi, e allora secondo me questi valori, questi sentimenti li ritroviamo anche in questo meraviglioso sport che è il padel, dove socialità, divertimento e, come possiamo dire, stare insieme diventano i valori essenziali appunto di questa disciplina. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi, arrivederci.